Ciao a tutti, allora oggi un nuovo video e anche se sono devastata non ci fate caso. Comunque in questo video voglio parlarvi di quel prodotto, diciamo, che sto utilizzando tantissimo e che sto amando alla follia, quelli che proprio mi hanno colpito. E niente, poi vi volevo dire che da settembre finalmente tornerò a fare video con innanzitutto Costanza, ma poi anche con la Queen, non vedo l'ora, soprattutto della nostra rubrica sui preferiti, perché è una rubrica alla quale io tengo tantissimo e non vedo l'ora di farla. Poi c'è, cioè, con lei mi ammazzo dalle risate, quindi niente, vabbè, momento nostalgico a parte. Allora iniziamo con il brand WeMakeup. WeMakeup è un brand famosissimo per i loro prodotti labbra, io li amo. Ci sono ragazze che dicono che i rossetti liquidi non durano se mangiate, ecco, vi dico che a me questi mi durano anche se mangio, ovviamente non se mi abbotto e ovviamente se sto attenta, però mi durano anche se mangio, cosa che non è assolutamente da tutti, anche dai più prestigiati, più rinomati e famosi brand, che a me non durano, ecco. Comunque niente, loro me ne avevano mandati tipo 9 o 10 e io questi sono quelli che più ho durato, più ho amato e più ho utilizzato. Io li amo tutti, ma questi sono proprio quelli che vi consiglierei ad occhi chiusi come colorazioni. Allora, in particolare quello che più ho utilizzato è il numero 27, che è un colore rosso, ma proprio un colore rosso scuro, questo qua, che è un colore bellissimo. Me lo swatcho qua perché sennò vado in giro che sembra un macellaio, ed è bellissimo, un colore stupendo, pieno, scrivono benissimo questi rossetti liquidi e si asciugano bene e una volta asciutti sono opachi. Poi un altro che ho amato è il numero 23, che è una sorta di fucsia con una prevalente, secondo me, che tende di più al violaceo, è bellissimo anche questo. E poi ci sono i miei nude, voi sapete che io adoro i nude, comunque faccio rivedere gli swatches, io adoro i nude e quindi non potevo non citare anche i nude. Allora, ho amato il 5, il 7 e l'8. Allora, il 5 sono tutti caldi comunque, di base, quindi a chi ama i nude caldi, ecco, questi fanno al caso vostro. Il 5 è proprio un colore, diciamo, nude, che assomiglia un po' a quello che indosso, ed è un nude, come vi dicevo, caldo. Poi abbiamo il numero 7, che è più scuro del precedente, leggermente, e che secondo me ha una vena ancora più pescata, definirei sì pescata, forse aranciata, ed è questo qua, anche questo bellissimo. E l'ultimo, che è il numero 8, che fra tutti questi tre è quello che ho più utilizzato, perché è un colore comunque caldo, nude, con una punta un po' di rosso mattonato, ed è questo qua, ed è quello secondo me più portabile e che dà meno, diciamo, l'effetto morto, anche se nessuno di questi dà l'effetto morto, però è di quelli che dà più carattere, ecco, non effetto morto, è più deciso. Ne ho fatto cascare uno, è il più deciso come colore ed è quello che proprio più mi piace, ecco. Altro rossetto liquido, ma di un altro brand che ho adorato alla follia, è il Color Daddy di qui fa figo dirle bene in inglese, ma io in inglese siamo due mondi a parte, quindi ogni volta faccio le figuracce. Comunque Daddy è di Jeffree Star, limited edition, acquistabile sia sui siti come Beautylish, Beauty Bay, ma anche su Maquillaglia, che è il sito spagnolo. Daddy è questo colore qui marrone, sempre naturale, ed è un marrone però questa volta freddo, quindi quando avevo bisogno di comunque dei nude freddi, ero un po' stufa di quelli caldi, cosa che non mi stufa quasi mai, però ci sta che ogni tanto si vuole cambiare. Daddy è quello sul quale ho puntato di più, che mi è piaciuto, ottima tenuta, ottima resa, è impercettibile sulle labbra. Quelli di Jeffree Star, per quanto mi riguarda, sono quelli che si sentono di meno e quelli che potrei portare veramente tutto il giorno insieme a quelli di Mulac, che sono facilmente riapplicabili e stratificabili senza nessun problema di struccare le labbra. Quindi niente, questi sono tutti i rossetti liquidi che ho preferito. Io vi mostro tantissimo i rossetti liquidi perché comunque io non metto quasi più i rossetti normali, perché quelli liquidi li trovo sia più facili da applicare sia a casa ma anche soprattutto in giro, e poi perché sono quelli che proprio riesco a fare meglio i bordi e poi mi durano di più senza che mi viaggiano, boh, senza aver bisogno
taglio della matita, non lo so, li trovo più pratici e li sfrutto molto di più. Questi di We Makeup costano 15 euro l'uno, se non erro, e sono reperibili solamente online, però purtroppo, però vabbè, insomma, comunque si vedono spesso da molte youtuber, quindi insomma, cercate dei video swatches, se ne è pieno il web, e fatevelo un'idea se li volete acquistare. E questo costa 19 euro se non erro, o comunque 20, una cosa del genere, e anche questo purtroppo si reperisce solamente online. Siamo agli illuminanti. Illuminanti è un prodotto che io non posso assolutamente farne a meno e rinunciare. I miei top di questo periodo sono state le palette di Mulac, tutte e tre le ho utilizzate tantissimo, lo vedrete adesso. Allora, ho utilizzato tantissimo e non credevo quelle in crema, forse anche di più di quella in polvere, perché comunque hanno fatto questa formula che non va assolutamente a rimuovere le polveri che applicate sotto. Io non utilizzo mai i prodotti in crema perché io ho sempre visto che su di me perlomeno trascinano tutto quello che metto al di sotto, ed essendo comunque prodotti in crema vanno sempre sopra, no? Tipo sopra il tinta, sopra che ne so, il blush, così, e quando mettevo l'illuminante mi si portava via il fondotinta, il correttore, il blush, tutto, e quindi non li utilizzavo mai. Invece questi qui no. Allora, della palette Skin Lights 1 li ho utilizzati praticamente tutti, veramente non ne ho uno preferito, mi sono piaciuti tutti e lo potete benissimo vedere. Della palette Skin Lights 2, quindi sempre quelli in crema, li ho utilizzati bene o male tutti, ma proprio poche volte, perché il mio preferito in assoluto di tutti è stato Mirror. Mirror è il mio preferito in assoluto di tutti quelli in crema, ma in particolare ovviamente della Skin Lights 2, ed è quello più scavato fra tutti. È questo qua che è tipo un oro con una punta di beige, davvero molto bello, mi piace un casino. E quindi niente, se me ne dovessi consigliare uno in crema sicuramente vi direi Mirror, però anche tutti questi altri della 1 mi sono piaciuti tantissimo, hanno una texture incredibile. Nella palette in polvere che si chiama Get Rich Quick, li ho utilizzati anche qui tutti, ma i miei preferiti sono questi due, che sono il Bunny, Glow Bunny, che è questo qua che tende a un oro bianco ed è stupendo, sembra nuovo ma è quello che ho veramente utilizzato e sfruttato di più, ed è proprio un classico oro bianco. E poi c'è quest'altro che prende il nome della palette, che si chiama Get Rich Quick, ed è proprio un oro. Purtroppo mi è caduto e lo vedete in uno stato disastrato, però è davvero bellissimo, è quello che più ho utilizzato, ve lo metto ecco qui al fianco. Sono questi due, sono, come potete vedere, luce pura, bellissimi, mi piacciono un casino e assolutamente ve li consiglio, perché anche questi comunque sono setosissimi e impercettibili. Soprattutto il Glow Bunny è davvero qualcosa di fenomenale come texture, quell'altro è leggermente più granuloso ma dà un effetto veramente glow pazzesco. Anche Mulac purtroppo si reperisce solo online, però fidatevi che vale la pena fare un ordine. Per quanto riguarda un altro illuminante che ho durato tantissimo, è in realtà un ombretto, ed è l'ombretto Thunderstruck di Kat Von D. Questo costa intorno alle 26 euro, che è un boato, lo so, per un solo prodottino, però è qualcosa di fantastico. Ha una texture innanzitutto impercettibile, assomiglia un po', vedete, a questo qua di Mulac, solo che ha una punta meno bianca, quindi è più facile da portare, e una punta leggermente più oro. È bellissimo, questo potete vederlo anche dal vivo da Sephora per farvelo un'idea se può essere o no un illuminante che fa al caso vostro, così insomma da non sprecare i soldi. Anche questo durata eccelsa, dura tutto il giorno con 50 gradi all'ombra, è veramente qualcosa di pazzesco e assolutamente ve lo consiglio. In questo video non ci sono comunque prodotti economici, perché facendo sul mio canale un video comunque di prodotti preferiti e più utilizzati low cost, tendenzialmente qui vi parlo bene o male di tutti quei prodotti high cost che ho più sfruttato. High cost poi comunque di costo medio, perché le tinte labbra 15 euro i rossetti liquidi, insomma non è un prezzo esorbitante. Poi altro brand di cui vi voglio parlare è Marc Jacobs, anche questo venduto da Sephora. In particolare il prodotto che più mi ha stupito, che ho più utilizzato, è un blush del 506 Flash and Fantasy, parte degli Air Blush, ed è questo qui che costa, ha un packaging delizioso ma costa un bordello, 40 euro, e a vederlo così voi direte, ma che è, cioè, Ele, te che ami blush, questo ti piace, banza del niente, no? In realtà questo qui dà proprio, vedete, un effetto naturale
rosato, leggero, con una prevalenza, ecco, diciamo, di malva, ed è un ottimo blush da tutti i giorni. Mi piace il fatto che è impercettibile, mi piace il fatto che si sfuma benissimo, non è di quelli che vi lascia l'effetto chiazzone, ed è uno di quelli che potete stratificare. Che cosa ha questo blush di diverso dagli altri? Sinceramente nulla, nel senso che comunque è un prodotto di lusso. Ci sono tantissimi blush in commercio super economici che non hanno nulla di diverso da questo, però avendolo comprato, avendolo testato, io vi dico che comunque 40 euro sono, non me ne sono pentita, lo uso, mi piace e lo riacquisterei. Ripeto, se non avete soldi, potete comprare tantissimi altri blush, ci sono anche quelli di The Balm che allo stesso prezzo ne prendete due, quasi tre, o comunque anche alcuni blush di Kiko o anche altri blush di Essence. Ci sono veramente tanti brand in commercio, ragazze. Io, avendo avuto la possibilità di avere un 20% e dato che lo volevo da tanto, che sono patita di blush, mi sono voluta levare questo sfizio e sono felice di averlo fatto perché il prodotto, per quanto mi riguarda, merita. Pagate ovviamente il brand, pagate ovviamente il packaging, pagate il tutto, ecco perché costa così tanto, però vi ripeto, io lo riacquisterei, mi piace, ci sono tantissimi blush in commercio, non vi obbliga nessuno a comprare questo, però io dal canto mio ve lo devo recensire perché molte, quando hanno visto il video, volevano sapere cosa ne pensasse, e questa è la mia recensione. Lo adoro, lo riacquisterei e mi piace un casino. Sempre di Marc Jacobs, se non erro questa dovrebbe costare intorno alle 40 euro, è la Instamark, ossia il duo ideale per il contouring. Il numero che ho io è il numero 40, Mirage Filter. Vabbè, lo sapete, ha uno specchio anche qui enorme e queste sono le due cialde di prodotto. Io l'ho utilizzato tantissimo. So che alcune l'hanno bocciato, tra cui una delle mie preferite, ossia Giulia Cova, se non erro, l'ha bocciato. Ma a me è piaciuto tantissimo. Adoro, adoro, adoro questa parte qui, che è una sorta di cipria gialla, vedete, che dà un effetto molto luminoso, dà proprio quel effetto, diciamo, della cipria banana per il contorno occhi. Su di me non segna e poi va proprio a illuminare questa zona. Io lo utilizzavo dopo aver steso il correttore per andarlo a fissare e dà un effetto veramente luminosissimo. E poi la parte, questa qua della terra, è una parte naturale che va benissimo per il mio viso quando è chiaro, quindi non adesso che è abbronzato, per andare proprio a scolpire il viso. Si vede pochissimo perché appunto adesso sono abbronzata, ma dà un effetto proprio naturalissimo e per un effetto da tutti i giorni è quello che adoro, perché va a creare le ombre, soprattutto per il doppio mento, perché molto spesso io, esagerando, andando giù pesante con i prodotti, mi accorgo che qua mi viene tipo l'effetto barba quando esagero mettendo troppo contouring, anche se comunque è meglio un effetto barba di un effetto di vedere il doppio mento, sto scherzando, però diciamo che comunque si vede, no? È brutto poi, soprattutto me ne accorgo sugli altri, perché su di me stessa io penso di essere, cioè di stare bene, in realtà non è così, ma vabbè. E quindi niente, questo mi ha permesso di dare un effetto, di nascondere il doppio mento, rimanendo comunque con un effetto super super naturale. L'ho utilizzato, vi ripeto, anche per scolpire gli zigomi e mi è piaciuto tantissimo. Però lì non ho più, cioè non ho problemi, ecco, mi piacciono anche i patacconi, mentre qui per il doppio mento no. E questo mi è piaciuto tantissimo, idem per la fronte, perché anche per la fronte io ricerco un effetto assolutamente naturale. E quindi niente, mi è piaciuto 40 euro, poi all'interno ci stanno veramente tantissimi grammi, perché ogni cosa ha 9 grammi, quindi è come se avete due prodotti e per 40 euro si può fare anche qui comunque col 20%, quindi pagandolo 8 euro in meno, quindi sulle 30 euro si può fare. Non me ne sono assolutamente pentita, anche qui comunque con 40 euro vi comprate addirittura tutta una palette, non solo due cialdine, però comunque devo dire la verità, io lo volevo da tipo, non lo so, 2 anni e quindi niente, sono fiera di averlo preso, almeno mi sono tolta sto sfizio una volta per tutte, tanto se no ce l'avevo qua. Altro prodottino che ho utilizzato tantissimo è la palette di NARS, la Narcissist. Lasciando perdere la polemica del test o non test, sulla quale voglio un attimo informarmi per bene, perché
C'è chi dice che non testa, c'è chi dice che testa, c'è chi dice che i prodotti italiani non sono testati, quelli rivenduti in Italia non sono testati, chi dice che invece tutto è testato. Devo un attimo informarmi, quindi polemica a parte, di NARS ho amato tantissimo questa palette che è sui toni caldi ed è una palette veramente super super pigmentata. Io adoravo sia per fare dei trucchi comunque opachi utilizzando questi qua, sia comunque questo colore illuminante che è veramente pazzesco, quest'oro che è un oro caldo che se ne vedono pochi, cioè è davvero super super pigmentata, non c'è un ombretto che non scrive, sia più chiari sia più scuri, e poi hanno una texture davvero impalpabile. Questa costa intorno alle 55 euro, che non è assolutamente poco, però se contate che sono 12 ombretti costa come una classica naked, con la stessa con gli stessi ombretti e addirittura più grandi, perché se non erro le naked hanno 1.2 grammi a ombretto, mentre questo 1.4, quindi comunque se poi lo fate per 12 ombretti avrete quasi 2 ombretti in più, più o meno, per quanto riguarda la quantità. Queste sono cose che a me piacciono, sono a matematica, perché vabbè a me piace la matematica, però insomma mi avete capito, a chi non gliene frega insomma non sentitele. Comunque niente, è un botto, lo so, 55 euro, però è una palette compatta, pratica per i viaggi, che ha tutto, perché ha sia colori scuri, sia colori per l'arcata, sia colori per fare dei trucchi naturali, opachi, sia luminosi, insomma accontenta un po' tutti quelli che sono i gusti che possiamo avere, ecco, diciamo, per realizzare un trucco sempre sulle tonalità ovviamente naturali, perché non è che ha questi colori accesi. E una palette che assomiglia vagamente a questa è questa qua di Mulac, che ha comunque delle tonalità abbastanza simili, quindi comunque se avete magari questa, ecco, evitate questa o viceversa. Io essendo patita, vabbè, questa me l'hanno mandata, comunque essendo patita di palette l'avrei comunque comprata, però cerco io di, e io razzolo male, ma cerco di consigliarvi, ecco, bene, almeno per le vostre finanze, perché le mie sono così. Comunque poi sempre di NARS ho amato tantissimo il concealer, questo qua, che è nella tonalità Chantilly ed è il light 1, proprio il più chiaro. Questo è un correttore che va bene sia per il contorno occhi sia per il viso, quindi per i brufoletti. Io l'ho amato per il contorno occhi, è scavatissimo, ce l'ho da poco, tipo 2 mesi neanche, ma è quello che ho più utilizzato. Adesso ovviamente è troppo chiaro perché mi sono abbronzata, però fino a poco tempo fa andava benissimo, andava a illuminare, correggeva tantissimo le occhiaie, secondo me ha una copertura totale, ma allo stesso tempo è di un cremoso leggero che fa sì comunque da non appesantire il contorno occhi. È uno dei migliori correttori che io abbia mai provato, al contrario di quello classico che è famosissimo, il Radiant Creamy Concealer. Io di correttori liquidi, bene o male, anche nei low cost sono riuscita a trovare delle alternative. Per quanto riguarda i pot invece non ho mai trovato un correttore del genere, è veramente fantastico, perché quelli in pot sono sempre o troppo cremosi, troppo cioè hanno una consistenza troppo tanta, non so, troppo pesante, ecco, che mi evidenzia sempre il contorno occhi, quindi lo devo utilizzare solamente per il viso e mi scoccia, perché quando apro un correttore io voglio utilizzarlo sia per il contorno occhi sia per i brufoli, anche perché di brufoli ne ho tipo uno, quindi prima di finire tipo un pot ce ne passa. Invece questo, col fatto che posso utilizzarlo sia per il viso sia per il contorno occhi, cioè ci faccio praticamente il bagno e lo amo alla follia. Ovviamente ripeto, non lo utilizzo ormai da un po', però comunque rimane uno dei miei preferiti, se non il preferito proprio in generale. Poi per quanto riguarda Benefit ho adorato, sto amando letteralmente il Cabrow. Questo qua è appunto un prodottino per le sopracciglia che ha il suo pennellino, è una figata perché voi lo mettete così e avete il pennellino, che è praticissimo. Io non uso altro per le sopracciglia, non uso dei pennellini appunto miei, ma uso sempre questo perché è veramente comodissimo, riuscite a prendere tutte le ciglia, a disegnarle in modo perfetto. La colorazione che ho io, che vi consiglio se avete un colore simile di sopracciglia, comunque se siete bionde, chiare, c'è anche la 1, ma la 1 è veramente troppo chiara per me. Comunque vi consiglio la numero 2, ma ci stanno veramente per tutti i tipi di sopracciglia.
sopracciglia, e la texture di questo è quel gel non troppo corposo, quindi che non fa tutti i pezzetti sulle sopracciglia, ma non è neanche di quelli troppo blandi, che quindi ne servono 3,5 kg. Ha la giusta texture, ha il giusto colore, ha il giusto pigmento, il pennellino preleva la giusta quantità di prodotto. Io questo lo sto utilizzando da mesi, è tipo come nuovo, mi piace un casino, è veramente il mio gel per sopracciglia preferito. Costa una 20 euro, ma ne serve talmente poco che veramente sono soldi ben spesi. Io penso che tipo non lo abbandonerò più, lo indosso anche oggi, e come vedete dà un effetto veramente bellissimo, che non è troppo artificiale ma non è neanche di quelli troppo naturali, insomma è quella giusta via di mezzo che io adoro alla follia e che non ne posso assolutamente fare a meno. Fatemi sapere poi se voi la pensate come me oppure no. Ultimo prodotto, e poi giuro che vi lascio perché non ne potrete più, è della palette di Mulac. Lo so, prima vi ho parlato del brand Mulac ma me lo sono scordato, della palette di In Crema, dei correttori. Come potete vedere non l'ho utilizzata tantissimo perché io non faccio molto contouring in crema, però ho scoperto Demetra come correttore, lo sto amando adesso che sono abbronzata, perché quando sono chiara non lo uso proprio per niente perché mi fa troppo stacco, non si riesce a coprire sul mio tipo di occhiaia, sul mio tipo di colore, e mentre adesso che sono abbronzata Demetra è il correttore che mi va sia a uniformare ma allo stesso tempo illumina. Ne serve veramente pochissimo correttore di altri per uniformare, perché non crea veramente stacco, cioè quando sono chiara dà proprio un effetto arancione che non riesco a coprirlo tra un po' con niente, mentre adesso che sono abbronzata veramente tra un po' si maschera da solo, dà una copertura totale. Anche qui non va troppo a appesantire il contorno occhi, quindi anche dopo diverse ore non ce l'ho segnato, e quindi niente, mi piace un botto e ve lo straconsiglio. Penso si possa comprare anche singolo, anzi ne sono sicura, e quindi comunque ve lo consiglio da comprare singolo. Per quanto riguarda la palette da contouring, anche è molto valida, già che ci sto ve la recensisco, però come vi dicevo non faccio molto contouring in crema, quindi tornassi indietro acquisterei solamente Demetra. Detto questo, questa era la panoramica di tutti i prodotti che ho più utilizzato. Fatemi sapere se voi avete qualche prodottino in comune con me. Vi mando un grosso bacione, noi se vi va ci vediamo al prossimo video, ciao!